17 agosto 2021, Barone Vassallo Motore Italia, vi ringrazio delle nuove iscrizioni che in questo periodo sono state belle cospicue, vi ringrazio, iscrivetevi e condividete sempre il canale. Sappiamo che dopo il video che feci sulla Kyenge c'è stato un attimo un raffreddamento, ma sembra che moltissime persone poi abbiano capito il reale significato di quel video. Allora, 17 agosto dicevamo, siamo quasi al 18, ma 17. 17 in Italia, l'Italia, la patria di santi e navigatori, ha sempre portato un pochino di preoccupazione questo numero. Questo numero che nell'antica Roma rappresentava il numero della morte e naturalmente nei tarocchi, nelle carte e in tutte queste cose qui ha sempre rappresentato qualcosa di negativo, di pericoloso, di quasi premonizione di qualcosa di brutto, questo 17. Dicevamo, l'Italia è patria di santi e navigatori. Naturalmente l'Italia cos'è? È la patria della religione cristiana, del Vaticano, della Chiesa Cattolica, e noi siamo pieni di chiese, luoghi di culto, e abbazie e via discorrendo. Quindi abbiamo la Madonna del Divino Amore qui vicino, il Santuario del Divino Amore, abbiamo il Santuario della Madonna delle Tre Fontane, abbiamo il Santuario di Sant'Antonio, abbiamo il Santuario di Santa Rita, poi andando in giro per tutta l'Italia abbiamo migliaia di luoghi di culto, come anche Padre Pio da Pietralcina, il Santuario di Padre Pio, abbiamo la Madonna di Loreto, abbiamo tutti i posti che oggi, come ieri, come domani, per i credenti sono qualcosa di assolutamente bellissimo, assolutamente eccezionale, assolutamente rispettoso, assolutamente bellissimo, assolutamente di grande importanza. Perché? Grande importanza perché i fedeli in quei posti sono certi, sono sicuri, sentono la presenza della Madonna, di Padre Pio, di Sant'Antonio, di Santa Rita. Allora, in questo momento storico, esattamente in questo momento, si vedono i fedeli che vanno sia naturalmente alla Santa Messa, sia quando vanno in pellegrinaggio, faccio un esempio, a Pietralcina o a Loreto o a tantissimi altri posti, come potrebbe essere qui vicino da noi il Divino Amore, si vedono questi fedeli bardati con il sacro feticcio, questi fedeli che ascoltano la messa, che chiedono la grazia, che pregano, che fanno degli atti di dimostrazione d'amore verso la Madonna, verso i santi, verso Gesù, verso questi grandissimi personaggi, questi santissimi personaggi, queste
presenze benedette in questi luoghi. Allora io voglio porgervi un pensiero. Siamo tutti credenti, siamo tutti cristiani, andiamo in uno di questi luoghi santi, in questi luoghi di purificazione dell'anima, in questi luoghi di contatto con Cristo, contatto con la Madonna, contatto con il santo protettore del posto, il santo che ha benedetto quella chiesa, quell'abbazia. Ora la domanda sorge spontanea. In questi posti c'è la presenza benedetta, la presenza santa di queste anime pure. Io vi chiedo, se voi davanti a voi vedeste, faccio un esempio, Padre Pio, o vedeste la Santissima Madonna del Divino Amore, o vedeste Gesù, o vedeste Santa Rita, non vi sentireste a disagio ad avere davanti questa presenza così santa, così benedetta, e voi vi presentate con il volto mascherato da questo sacro feticcio? Io, come credente, avrei qualche dubbio, mi sentirei a disagio magari guardare negli occhi il mio santo protettore, avere il mio santo protettore vicino e guardarlo bardato con il sacro feticcio, come in segno di sfiducia verso questa persona, verso quest'anima pura, verso quest'anima santa. Io credo che non sia giusto presentarsi in preghiera, presentarsi in venerazione con questo bardamento così poco rispettoso nei confronti della santa figura che stiamo andando a interpellare. Questa è soltanto una mia idea, soltanto una mia forma di fiducia, di rispetto, di venerazione verso un santo, un'anima, un personaggio sacro cui io vado a chiedere un miracolo, o vado a chiedere una grazia, o vado a chiedere comunque sia il perdono dei peccati. Questa è soltanto, torno a ripetere, soltanto una mia opinione che potrebbe essere inquadrata da credente. Soltanto questo vi voglio dire. Io forse mi sentirei a disagio in un luogo santo con la presenza di un'anima pura a portare il sacro bardamento. Soltanto una mia piccola riflessione estiva, soltanto una mia piccola riflessione da italiano nato nella patria dei santi e dei navigatori. Ciao a tutti, a domani.